Le streghe devono avere preso possesso del paese, visto che la miseria e la fame dilagano. C'è una sola soluzione, bisogna intervenire, identificare le streghe, catturarle, processarle e farle confessare con qualunque mezzo e poi condannarle a morte. Solo così potrà tornare la serenità e il benessere in paese. No, non è un film dell'orrore quello che vi ho appena raccontato, ma è una vicenda che si è ripetuta tante volte per davvero nel corso della storia, anche in Italia, nel nostro paese. Come successe per esempio nell'ottobre del 1587 nella cittadina di Triora, nell'entroterra d'Imperia, in Liguria. Una storia su cui cercheremo di fare luce oggi insieme qui a Strane Storie. Fatemi bruciare, che quanto a me la verità l'ho detta. Prendete una mazza e datemela sulla testa. Levatemi dagli affanni, la verità io l'ho detta. Queste parole terribili fanno parte della supplica che Franchetta Borelli rivolge ai suoi carcerieri, dopo che da 14 ore si trova appesa con le braccia legate dietro la schiena. I suoi persecutori la incalzano, deve riconoscere di essere colpevole di infanticidio, di provocare pestilenze e carestie e soprattutto deve ammettere di essere una strega. Eppure, per quanto soffra, non c'è verso di farglielo confessare. Insiste di essere innocente, ma non è possibile. La carestia è reale, la fame pure, e l'unica spiegazione per queste disgrazie non può che essere un maleficio, un qualche sortilegio compiuto da streghe malvagie in combutta con il diavolo. D'altra parte, nel 1486, due frati domenicani avevano raccolto e codificato numerose credenze sulle streghe nel celebre Malleus Maleficarum, cioè il martello delle streghe. Fino ad allora la Chiesa considerava la credenza nella stregoneria poco più che una superstizione, ma il Malleus riteneva questa una visione ingenua della realtà e così procedeva a dimostrare l'esistenza delle streghe e indicava le tecniche migliori per individuarle ed estorcere loro la confessione attraverso la tortura. La stampa era un'invenzione molto recente, era stata introdotta in Europa dal tedesco Johannes Gutenberg circa 30 anni prima e così il Malleus poté essere stampato in molte copie. Divenne un vero e proprio bestseller per l'epoca e finì per diventare uno strumento utilizzato sia nei tribunali secolari che in quelli religiosi. Oggi possiamo tranquillamente affermare che si tratta di una follia generata dalla superstizione e da una mentalità impregnata di pensiero magico. Però quel libro rappresenta anche uno strumento che ci aiuta a ricostruire e a capire la mentalità dell'epoca, in particolare l'idea estremamente misogina che considerava le donne inferiori all'uomo, sia dal punto di vista intellettuale che fisico, particolarmente propense alle tentazioni sessuali e predisposte per natura a Satana. È con la pubblicazione di quel libro nel 1486 che possiamo individuare l'inizio della caccia alle streghe, una carneficina che proseguì a ondate fino all'inizio del Settecento, con un picco tra il 1580 e il 1630, proprio il periodo in cui si svolge la triste vicenda delle streghe di Triora. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. È una serie, lo sapete, che noi riusciamo a realizzare grazie al sostegno di tutti coloro che sbarcano sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon. Se vi piace Strane Storie, se vi piacciono tutte le serie che realizzo qui sul mio canale e che condivido gratuitamente con tutti, beh,
Unitevi anche voi, ci aiuterete a realizzare questi e molti altri progetti su cui sto già ragionando. E naturalmente avrete anche accesso a centinaia di contenuti esclusivi che si trovano proprio sull'isola. Ma ne parliamo tra poco. Questa stagione, come vi ho già anticipato, è davvero speciale. Lo sapete, mi trovo in questo periodo all'Università di Harvard per un semestre di ricerca al Dipartimento di Storia della Scienza. E dunque non posso che collegarmi immediatamente con il me stesso di Boston per sapere come vanno le cose. Beh, ciao Massimo, ti saluto. Sono, come vedi, qui ad Harvard ci sono le luci accese, si sta facendo buio. Il clima è cambiato naturalmente, ma io non sono neanche ad Harvard, devo dire, questo venerdì, perché mi trovo a Las Vegas per il convegno del Center for Skeptical Inquiry che si svolge ogni anno a Las Vegas e dove io partecipo come sempre. Quest'anno sono con Richard Wiseman, abbiamo un workshop dedicato alla magia, all'illusionismo, ma soprattutto all'arte dell'inganno, no? E come questa spesso riesce a far sembrare dei fenomeni paranormali quando in realtà ci sono spiegazioni molto più semplici, insomma gli argomenti che mi appassionano, come si capisce. E ti racconterò poi, vi racconterò a tutti quanti, dopo che sarò tornato la prossima settimana, come andate, se c'è qualcosa di speciale che condividerò con voi. Intanto qui calano le luci, come dicevo, sta per scendere la sera e si conclude un'altra giornata molto ricca e molto entusiasmante. Ci vediamo molto presto. Grazie Massimo, e ora torniamo a un'epoca spaventosa dove il solo fatto di essere donna esponeva un rischio terrificante e fatale, all'accusa cioè di essere anche una strega. Siamo nel 1587, ci troviamo nel borgo montano di Triora sul ponente Ligure. Il nome di questo paese deriva dal latino tria ora, cioè tre bocche, proprio come le tre fauci che caratterizzavano Cerbero, il mostruoso cane che la mitologia greca pone a guardia dell'inferno, una bestia che anche Dante incontra nel corso del suo viaggio agli inferi e che ritroviamo raffigurata pure sullo stemma comunale del paese di Triora. Ma ora la mitologia passa in secondo piano. Da qualche tempo, infatti, sembra che Lucifero in persona abbia preso dimora a Triora. Da circa 2 anni, infatti, le famiglie del paesino fanno sempre più fatica a procurarsi il cibo necessario per sfamarsi e ben presto la colpa di quella inarrestabile carestia viene individuata in alcune donne. In particolare, quelle che vivono alla Cabotina, un misero quartiere fuori dalle mura. D'altra parte è ovvio, queste miserabili, emarginate, prostitute, non possono che essere streghe in combutta con il demonio. Bisogna ricordare che non erano esclusivamente le donne a essere ritenute streghe in alcuni paesi come la Russia e parte della Scandinavia, gli uomini furono più colpiti delle donne da questa accusa. Tuttavia, di solito le donne erano più soggette all'accusa sia per i pregiudizi espressi dal Malleus Maleficarum, sia per ragioni pratiche. Alcune attività, come quelle di cuoche, guaritrici, levatrici, bambinaie, erano svolte esclusivamente dalle donne, ma erano anche quelle che esponevano di più al rischio di fraintendimenti, un'intossicazione alimentare, un parto finito male. Non erano facili da spiegare con le pressoché inesistenti conoscenze scientifiche dell'epoca e dunque potevano trasformarsi molto facilmente in un'accusa di stregoneria. Erano soprattutto le donne anziane a essere accusate. Potevano avere una diversa condizione coniugale, ma le più esposte erano senza dubbio le donne vedove o nubili. Inoltre, la grande maggioranza delle donne sospettate di stregoneria apparteneva ai ceti più poveri. Le donne povere erano così le persone più vulnerabili, più adatte a essere trasformate in capri espiatori, più sospettabili di usare la magia per migliorare la propria condizione sociale disagiata e più propense a suscitare risentimenti e sensi di colpa da parte della comunità a cui appartenevano. E tuttavia, le accuse potevano arrivare a toccare anche le persone benestanti, ma solo quando la situazione precipitava in una reazione a catena che sfuggiva di mano, proprio come accade, come vedremo, nel caso di Triora. Ma come si riconoscono le streghe? Come si possono combattere? Beh, la risposta del Malleus è semplice. Bisogna rivolgersi a qualcuno che le sappia affrontare, vale a dire a un inquisitore.
Quando la convinzione che le streghe hanno avvolto Triora nella loro cappa buia di malefici e sortilegi si diffonde come un virus, il consiglio degli anziani del paesino decide di intervenire. E così si procede a stanziare una cifra spropositata, 500 scudi, per imbastire un processo. Arriva non uno, ma ben due inquisitori, uno da Genova e l'altro da Albenga, che subito fanno arrestare 20 donne, incarcerandole presso alcune abitazioni del borgo che procedono a far sequestrare per trasformarle in prigioni. Quasi subito due di esse muoiono, una donna anziana che non regge la pressione e lo spavento e una più giovane che aveva cercato di fuggire dal carcere improvvisato, disperata, calandosi da una finestra, ma era scivolata e si era rotta il collo. Quando il processo inizia, però, ecco entrare in gioco un elemento che porterà una piega inattesa. E questo elemento sono le torture più strazianti che si possano immaginare. L'Inquisizione, infatti, ritiene che attraverso il dolore fisico si possa raggiungere più facilmente la verità. La regola è quella di ritenere sempre sospetto il reo di eresia e la tortura finisce immancabilmente per confermare la validità di questa regola, perché sotto tortura quasi nessuno resiste al dolore, confessa qualunque colpa gli venga attribuita e inizia a fare i nomi di altre streghe. D'altra parte, oltre alle confessioni, non ci sono altre prove. O le delazioni dei vicini che accusavano le donne di malefici o le confessioni estorte con la tortura. È chiaro che ai nostri occhi queste non sono prove di nulla. Chi non confesserebbe qualunque cosa il torturatore voglia sentirsi dire pur di interrompere le sevizie? E d'altra parte non esiste un solo caso nella storia in cui gli inquisitori siano riusciti a cogliere le streghe in flagrante, vale a dire durante il sabba organizzato, che si credeva che esistessero queste riunioni di streghe soltanto perché? Perché qualcuno finiva per parlarne costretta dalle torture e non con prove oggettive. Non c'è mai stata una strega che si sia definita tale. Io sono una strega. Erano sempre persone che venivano bollate come streghe dai loro accusatori. Ne consegue che le accuse ai presunti satanisti non ci rivelano niente su ciò che pensavano per davvero gli accusati, ma ci dicono moltissimo sulla mentalità e sulle ossessioni degli accusatori. A quel tempo, infatti, molti giudici, religiosi certo, ma anche quelli dei tribunali secolari, avevano un'idea molto rigida e preconcetta dei riti praticati dalle streghe. E quando, con la tortura, ottenevano la confessione di ciò che si aspettavano e magari anche i nomi di presunti complici, e non potevano che convincersi di essere di fronte a una vasta cospirazione e l'accusa di stregoneria si allargava a catena, proprio come succede a Triora. Come si è detto, le prime a finire sotto processo sono le povere donne che vivono nella Cabotina, il quartiere più miserabile del paese, che si trova oltre le mura. Ma le torture alla fine costringono queste donne a fare altri nomi, anche i nomi di alcune nobili donne del paese. E tra queste c'è anche la povera Franchetta Borelli, che abbiamo sentito supplicare pietà all'inizio di questa puntata. È invidiata da molti per la sua ricchezza e per la sua bellezza, ed è ritenuta sospetta per un fatto molto singolare, cioè non si è mai sposata. Nel frattempo i due inquisitori venuti da fuori, stremati dopo tutte le torture che avevano somministrato alle povere donne di Triora, senza però aver risolto assolutamente nulla, decidono di arrendersi e di andarsene. E allora il processo viene preso in mano da Giulio Scribani, già pretore di San Romolo, giunto a Triora per, queste sono le sue parole, smorbar di quella diabolica setta questo paese che resta quasi per tal conto tutto desolato. Se possibile, Scribani è ancora più accanito e fanatico dei due inquisitori ufficiali e così arresta altre donne, le tortura personalmente e le condanna a morte. Una foga talmente viscerale che lascia persino perplesse le autorità. Scribani le ignora e si accanisce in particolare proprio su Franchetta, la nobil donna caduta nella rete. La ragazza, devastata dal dolore, prega e supplica il suo persecutore di liberarla o di ucciderla, visto che non ha fatto nulla e nulla può confessare. Ma più lei piange e più si dispera e più lui si convince della sua colpevolezza.
A questo punto deve intervenire persino il doge di Genova, che chiede al suo commissario di interrompere le torture e di fornire delle prove per le sue accuse. Niente da fare. Lo Scribani procede imperterrito. Incredibilmente, è il caso di dirlo, persino il Sant'Uffizio non ne può più e scomunica il pretore per la sua scelleratezza. Sarà solo nel 1589, 2 anni dopo l'inizio di questa storia, che l'Inquisizione ordina di chiudere quel processo. E la storia finisce qui, ma non è per niente chiaro che cosa accada alle donne di Triore, in quella che passerà alla storia come una delle più efferate cacce alle streghe del nostro paese. Forse furono liberate, forse deportate, imprigionate per sempre, non lo sappiamo. Dovranno passare dei secoli prima che, grazie al lavoro degli storici, si scopre qualcosa di imprevisto, e cioè che quella terribile carestia che aveva dato origine alle accuse di stregoneria e alle persecuzioni che ne erano seguite, in realtà non veniva dal nulla, non era voluta dal demonio, dalle streghe, ma era una manovra speculativa dei latifondisti locali, in gran parte proprio componenti di quel consiglio degli anziani che a tutti i costi aveva voluto il processo. In fondo serviva un colpevole per nascondere la manovra volta ad arricchire i proprietari terrieri sulla pelle dei trioresi, e quelle donne sfortunate rappresentavano proprio il capro espiatorio perfetto. La povera Franchetta sarà definitivamente riabilitata, pensate voi, solo nel 2011, più di 4 secoli dopo, quando le autorità politiche e religiose del suggestivo borgo di Triora hanno deciso di intitolarle una nuova piazza, con l'obiettivo di tenere viva la memoria di quei tragici eventi e per non dimenticare. Ancora oggi restiamo sbalorditi di fronte al pregiudizio, al bigottismo, alla superstizione messi in luce dalla caccia alle streghe, e ci chiediamo come sia possibile che qualcosa del genere sia avvenuto realmente. Ne abbiamo parlato anche in un altro video in cui ricordavamo altre terribili cacce alle streghe che si svolsero a Milano. Ma possiamo ricordare che per gli storici all'origine di questo fenomeno non c'è un'unica motivazione che prevalga su tutte le altre. C'è un insieme di cause di tipo sociale, religioso ed economico, e poi non fu un fenomeno omogeneo e centralizzato, ma si trattò di una serie di singoli episodi distinti, ciascuno con le proprie dinamiche, dove diversi fattori hanno avuto pesi diversi. Per noi oggi gli autentici mostri non sono certo le streghe, ma i loro persecutori. Certo è che dare la colpa all'ignoranza, al fanatismo religioso o alla superstizione è più che altro una comoda scorciatoia, perché trovare una causa semplice e ben identificata, sia per l'appunto l'ignoranza o il fanatismo, ci tranquillizza, perché rinchiude atrocità simili in un'epoca precisa, molto lontana da noi, ci fa pensare che noi siamo immuni da certe cose. Ma in realtà, anche nella società contemporanea, il timore di nemici terribili può portare a persecuzioni di massa nelle quali viene abbandonata ogni razionalità. Due esempi famosissimi sono entrambi avvenuti negli Stati Uniti. Uno è il maccartismo degli anni 50 del secolo scorso, dove le streghe questa volta erano i comunisti o chiunque fosse anche solo sospettato di simpatizzare per idee socialiste. Niente torture fisiche, ma psicologiche sì, con persone emarginate, costrette a lasciare il lavoro, additate come traditori della patria. Anche dell'altro episodio abbiamo già parlato e vi invito a recuperare anche quel video, perché riguarda il panico totalmente immaginario per gli abusi rituali satanici degli anni Ottanta. Ma scene di violenze, furiose aggressioni contro coloro che sono percepiti come nemici terribili, scatenati dal fanatismo irrazionale di complotti fantasiosi, come per esempio le teorie cospirazioniste alimentate dai seguaci di QAnon o dai negazionisti Novax, sono ancora oggi una triste realtà. E dunque non ci sono ragioni per pensare che le cacce alle streghe appartengano esclusivamente al passato, ma tentare di comprendere i fattori che le hanno determinate è il primo passo per impedire che continuino a verificarsi anche in futuro.
Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui e sugli altri miei social. E lo fanno sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Bene, venite anche voi, perché basta veramente l'equivalente di un caffè, di un gelato, di una pizza, di quello che volete voi. Avrete la consapevolezza di contribuire in maniera concreta alla realizzazione di tutti i nostri progetti, potrete partecipare anche voi alle scelte strategiche, no? Elaborare quali saranno i prossimi video, le prossime serie che realizzeremo. Vi confronterete con me, ci sarà una chat Telegram che è riservata solo ai naviganti, dove anche voi potrete accedere. Allo stesso tempo potrete in qualche modo scoprire ed esplorare centinaia di contenuti esclusivi, di video inediti, di bloopers, il dietro le quinte del mio lavoro, le anticipazioni, articoli, file da scaricare, il recupero di interventi televisivi miei, di Randy o di altri, i trucchi svelati dei medium, dei ciarlatani e molto molto altro. In coda a questo episodio leggete i nomi di alcuni dei naviganti che sono sull'isola del mistero e che ci aiutano a realizzare strane storie. Chissà, magari presto potrebbe esserci anche il vostro nome. Noi per ora ci fermiamo qui, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo speciale episodio di Strane Storie. A presto! Quando si sentono storie simili, cascano per davvero le braccia. Guardi, a chi lo dice? Lo sa, mi piacerebbe molto avere qualche parola buona da condividere. Non c'è problema. Non ho nemmeno una cosa positiva da dire. Posso condividerne allora due negative?